7 su 7 ragazzi su Radio Rai 2 con Numeri Uni e Blackout, poi cinema, teatro, televisione. Sono gli impegni che stanno tenendo occupati in questo periodo i nostri prossimi ospiti. Fate un grandissimo applauso a Corrado Nuzzo e Maria Di Biase. Bene. Tutto bene, che bello vedervi qui. È nata a tavola questa serata, vero? Ci siamo incontrati una sera e facciamo delle cose. Quasi tutto nasce a tavola. Sì, quasi. Perché ci passa un sacco di tempo. Sì, quasi tutto nasce a tavola. Come va? Bene. Abbiamo detto prima un sacco di impegni che voi fate in coppia. Male, però. No, fate molto bene. Fate molto bene, però in coppia, quanto coppia? E volevo partire ovviamente da qua. Quanto è difficile lavorare insieme? Guardaci. Vabbè, grazie. Allora, è stato un alla piacere. Prossima. È stato alla un prossima, piacere, salve. Veramente. Non possiamo... Aia, credo... Scusa. Cosa è successo? No, perché c'ho... C'ha l'antitaccheggio. No, è vero, infatti gli sto chiedendo dove hai preso... No, è vero. Volevo. Ma come è vero? No, è vero. Mi hanno non chiesto mi ha dei spiegato. Soldi, l'ho recuperato un po' a modo mio. Però sei un vestito elegante, scusate. Ah, però fa male. Questo è vivere con Corrado Nuzzo. Ti fa fare queste figure. Sì. No, perché questa cosa del lavorare in coppia, se ne parla spesso ogni volta che trovi una coppia di marito e moglie che lavorano insieme. Ma noi lavoriamo tanto, è vero, tante ore. Ma secondo me la comicità è ancora più difficile, no? Ancora peggio, perché comunque devi far ridere e nei momenti in cui litighi non puoi non far ridere, non lo so. Cioè, vi è mai capitato di salire sul palco litigati? Sì. E cosa, no, c'è cosa capitato e devo no, dire no, beh, certo. Che quando saliamo, che prima c'è stata una discussione o comunque non è il giorno migliore, poi dopo in scena ci viene da ridere. E lì diventa il momento in cui si risolve devo dire che anche a casa, stranamente, noi non riusciamo a litigare fino alla fine. Ah, è una cosa particolare. Perché a un certo punto uno la dice. Perché a un certo punto uno la spara grossa, la dice, o la prende in giro l'altro e quindi ci scappa da ridere. Abbiamo... Tu devi tenere il contegno di quello incazzato e invece non ce la fai. Guarda che... Abbiamo un po' troppo sviscerato tutti i problemi di coppia per prenderli in giro. Certo. E quindi appena inizia una lite e questa scatta dinamica. Vi riconoscete dentro i meccanismi e i cliché che prendete in giro. Certo. Sì, quindi... Beh, allora no, forse io pensavo fosse peggio, invece forse meglio. Cioè, è la dimostrazione che saper ridere sulle cose ti fa litigare meno. Ti aiuta. Però in teatro devo dire che in realtà i problemi nascono nel momento in cui mettiamo su uno spettacolo per le prime volte. Io ho una memoria un po' labile, diciamo, quindi per le prime... Io ogni mattina gli ricordo, tu stai con me, ragazzi. Ah, perché se no lui... Quello è il punto di partenza, sì. No, e quindi io per le prime date, insomma, per... le prime 100 date. Le prime 100, poi non dopo, ricordo bene il testo. Dopo lo memorizza. Quando è finita la tournée, diciamo? Questa la so, l'ultima la faccio. L'ultima la faccio benissimo. Però cosa ho scoperto? Ho scoperto che posso dare la colpa in scena a Maria. Sì. Mm. Perché faccio questa faccia qua, ve la faccio vedere. Io dimentico la battuta. Sì. Subito faccio 1, 2, 3. Capisco che non riesco a recuperare. Guardo il pubblico e faccio... Funziona. È bastardo. Quindi lì io sono costretta a dire, ragazzi, e lui non ricorda niente. Ma la gente ride perché pensa che sia una gag. Esatto, eccetera, eccetera. Ma soprattutto il pubblico non crede al secondo che spara la cazzata. Questa è la regola. Crede sempre al primo. Quindi... Certo, se no poi pensi che sia scritto. La cosa bella di Corrado, però, quando ha dei vuoti di memoria in scena, che ce li ha anche spesso, fa così. No, vabbè, non è spesso. Lo sguardo del... No, ma anche, a volte anche in TV, che tu dici, ma lo sai che c'è le telecamere... Per adesso non l'hai ancora fatto. C'è le telecamere in faccia così. E lui fa così. Fai vedere se è vero. Che camera vuoi? Quale? Dite che gli tiene uno. Mi sa che questa. Quella è illuminata, guardate, vedi? Fai provare a me. Faccio questa cosa qua. Fai provare a me? Sì. Dove sono io? Non tipo, aiuto. Esatto, è perfetto. Ed è convinto che il pubblico non percepisca questo disagio così amplificato. Perché ho fatto teatro tanto e quindi per me c'è la quarta parete. Anche a casa sei tu quella che è un po' più precisa tra i due o lì si ribaltano i No, i devo dire che siamo due imprecisi, un bordello. Sì. È una tragedia. Sì.
l'organizzazione di casa è un po'. Adesso avete, un po' anche, così. Avete anche il cane. Allora, ti dico, solo, ti dico solo che se entrano i ladri, sì, mettono a posto, possono solo sistemare. Meno male. A proposito, meno male. Ti hanno rubato la macchina da 15 giorni. Ladro, quindi, se ci stai guardando, è vero? Sei un pezzo di merda, no? È vero. Però Corrado sta cercando di rientrare con le giacche, sta cercando, sì, pezzo pezzo sta cercando di rientrare del, sì, del torto subito. Adesso ho un problema, un vero problema, perché quando entro nei negozi suono. Non quando esce. Quindi sono un ladro, certo, al contrario. Certo, certo. Voi avete quel problema che hanno un po' tutte le coppie comiche, non solo marito e moglie, ma le coppie proprio in genere, di essere confusi? Sì. Cioè, è chiaro chi è Nuzio e chi è Di Biase, a tutti, sì. No. Allora, intanto abbiamo scelto un nome difficilissimo, lo vogliamo dire. Abbiamo preso i nostri cognomi, li abbiamo messi insieme, però è proprio difficile. Avete mai pensato a quale avrebbe potuto essere l'alternativa, no? Corrado e Maria. Secondo Corrado me, e Maria, io ho una carriera da sola, ci penso spesso. Ho sbagliato tutto. Cioè, è Nuzio che rovina ragazzi, il flavor della Maria Di Biase, capito, suona bene. Però ci hanno chiamato in tutti i modi. Tutti i modi possibili. Nunzio e De Blanc addirittura. Sì, ad una prenotazione sul tavolo dopo uno spettacolo Nunzio e De Blanc. Vabbè, tra l'altro a lui lo chiamano proprio Nunzio, come se sia il nome. La gente ci chiama anche Carlo e Piccone, Ale Franz. Luca e Paolo. Luca e Paolo, Aldo, Giovanni e Giacomo, che siamo due, siamo due, cazzo. Io faccio Giovanni e Giacomo, peso, però. Sentite, no, ma i comici adesso escono molto più facilmente dai social network, no? Perché è il modo, credo, più facile, più comico, più economico, più diretto, più interessante per mettere il proprio materiale a disposizione degli altri. Quando voi siete partiti, come funzionava il giro giusto? Qual era? Come si faceva a far vedere i propri pezzi a qualcuno? Guarda, a noi... Noi abbiamo portato, cioè neanche noi, l'ha portata Balasso, ha portato una VHS alla Jalappas. Il grandissimo Natalino Balasso, con cui lavoravo. Quindi siamo partiti grazie a una VHS. Per dire che siamo vecchi. No. Allora, per i più giovani andate a spippolare, guardate cos'è una VHS. Una VHS. E quindi Balasso, a nostra insaputa, ha portato questo nostro spettacolo teatrale alla Jalappas, non ci ha detto niente. Dopo qualche giorno Giorgio Gherarducci della Jalappas ci ha chiamato, io mi ricordo ero in macchina, e mi ha detto: ciao, sono Giorgio Gherarducci, volevamo un incontro perché ci piacete molto. Io però quel periodo facevo scherzi telefonici a tutti. Quindi hai pensato, ecco. Sì. Quindi ho pensato, chi sarà mai? Mia mamma, però mia mamma è un po' difficile. Maria è di Milano, chi può essere? Chi conosciamo lì? E quindi metteva giù. Gli ho chiuso, sì, vaffanculo, io sono Napoleone, sai quelle cose chiudi? Alla quinta telefonata mi ha detto: ok, allora se mi richiudi di nuovo il telefono in faccia non lavorerete mai più con noi. Sì. E io ho detto, ma vedere che... Ma io ho detto, nel dubbio, dal tono della minaccia, sì, potrebbe essere, non si sa mai. E che ricordi avete di Mai Dire Gol? Che era... Bellissimo. Mai Dire Gol, io ci sono cresciuto, a proposito di VHS, me lo registravo, mi imparavo a memoria le puntate. Era un po' il nostro Saturday Night Live, no? Era un po' quella fucina di comici. Che ricordo avete di quel... Ma è un ricordo bellissimo, eravamo molto liberi di molto fare e di creare... idee, di portare anche idee pazze. Mi ricordo il Mortality, che era il primo reality in cui prima viene eliminato e poi partecipi e poi... vinci la riesumazione. Si vinceva la riesumazione. Sì, era una roba matta che loro subito, sì, bellissimo. Sì, lo facciamo. Ecco, c'era una specie di libertà e di pazzia e di follia messa insieme che a volte è difficile trovare. Sì. Perché loro l'idea più malsana, veramente la più malsana, dicevo sì, è questa, è questa, la facciamo. È questa. Sì, peggio era suona, meglio funziona. Sì, meglio funziona. Sì, era bellissimo. E io ho un ricordo televisivo vostro, però, durante uno sketch in cui le hai chiesto di sposarti. Sì. Sì. L'anno scorso a Zelig. Sì. Ed è successo? Nel frattempo? Wow. Addirittura. È successo? No, o il fatto che fosse a Zelig era... Non fatelo, era uno volevo dire. No, poi non l'abbiamo fatto. No, non l'abbiamo fatto. Sono 25 anni che rimandiamo il nostro matrimonio. Cioè, sì, più o meno sì. Cioè, lo annunciate e poi non lo fate ogni volta? Allora, con amici, noi stiamo insieme da 25 anni. Lui dopo due anni... Ma non parliamo di tragedie a lungo, Dopo due anni mi ha chiesto la mano, però eravamo troppo giovani. Io ho riso tanto perché pensavo fosse una gag. Sì? Che dico, ho comprato l'anello. Cioè,
Vabbè, anello. Non è che ci ho speso tantissimo, però... quello che potevi, sì, sì, avrei fatto il massimo. 15 euro, una cosa... Vabbè, eravamo poveri in casa, mi sono inginocchiato. Sì. Allora, qui il ricordo è fumoso, perché io ricordo di essermi inginocchiato, sì, aver chiesto la mano a Maria e poi ho vomitato, perché intanto avevo bevuto, come nei film, sai, che certo, bevi, sì, per vincere, sì, l'attenzione. Sì, sì, sì. Maria dice che questa cosa non è successa. Dell'inginocchiare, hai vomitato e basta, no? No, che aveva vomitato il giorno dopo, però lui le somma. Vabbè, comunque... Però è sempre stata una reazione allergica al matrimonio, ragazzi. Esatto. Io l'ho subito colta e ho detto come se avessi accettato. Sì? No, io in realtà all'inizio ho riso tanto perché mi sembrava davvero una gag, non l'ho presa proprio sul serio. È bello, no? Vedersi. Vabbè, è anche il modo suo. Ti si apre il pavimento, sì, e tu poi lui, quando siamo andati in Salento dalla madre, la mamma aveva uno strano sorrisetto. Siccome lui diceva un sacco di cavolate, tipo una volta diceva che ero incinta, una volta, cioè diceva sempre cavolate. Sempre gli scherzi. Ogni volta... per ravvivare. Sì, per ravvivare. Era arrestato per droga. Sì, mia mamma, sì, veramente. Quindi la. La mamma quando aveva... puoi dare un dispiacere ai genitori? Ma no, perché non farlo? Sì. No, certo, certo. Mamma, ci vogliono i soldi, mi hanno arrestato. Io facevo sempre queste simpatiche gag. Allora ho visto la mamma con quel sorrisetto. Ho detto, no, signora, non sono incinta. Sono ingrassata. E la mamma mi fa, no, ma Corrado mi ha detto che volete sposarvi. Io... sì, allora lui fa, ma allora non mi hai preso sul serio, ma allora tu davvero non mi ami? No, io ti amo, ma l'hai detto a tua madre? No, non glielo ho detto. Chiamala subito. Chiamala adesso, diglielo. Mamma, diglielo. Corrado mi ha chiesto con la morte sposa. Nel cuore ha fatto questa cosa. E mia mamma, che bello, solo che in Molise subito parte le comunicazioni ufficiali, sì, i fuochi d'artificio, c'ero, sì, sì. E quindi, ma quando a settembre, dico io, perché era un po' in là, sì. E poi quando Corrado ha visto la macchina che aveva attivato, ha fatto un passettino indietro, non questo settembre, signora, l'anno prossimo. E per 7-8 anni, ogni volta verso maggio, parte la mamma telefono. Diceva, quindi questo settembre, perché devo avvisare tutti. No, mamma, non questo settembre. Abbiamo detto il prossimo. Il prossimo. Anche adesso non lo dice più. Hanno chiamato i parenti dal Canada, dalla Francia. Ma parenti sparsi in tutto il mondo. Stavano organizzando. E col cane come va? Col cane il nuovo bene. Membro della famiglia. Noi siamo un trio adesso. Sì, vedi, Aldo, Giovanni e Giacomo. Oliver. E c'è Oliver adesso. C'è Oliver. Sì, sì, sì. No, va benissimo. Un cane fantastico. Bello. Non immaginavo che cacasse tanto, devo dire. Pensavi meno. Perché piccolino il nostro. Sì. E invece... Ciò nonostante da soddisfazioni. Sì. Oliver, grandissimo Oliver. Che salutiamo. Salutiamo. Ci sì, sta guardando. Lo sai perché ci sta guardando? Ho detto a mia nipote, registralo mentre ci guardi. Ah, per vedere se mi riconosce dalla televisione. Sì. Fategli gli scherzi. Chi c'è? Oliver. Chi c'è, Oliver? Chi c'è? Oliver. Guarda quanto è intelligente. Zampa. Devi guardare sempre. Lo sta facendo, lo sta facendo.